Chef di testa, fa freddo e noi napoletani che facciamo? Facciamo una grande cosa, un grande spaghetto alla chitarra con il soffritto. Che cos'è il soffritto? E noi napoletani abbiamo questa cosa, ogni tanto il macellaio ci regala questa prelibatezza meravigliosa che è fatta con l'interiore, ovviamente di maiale, però è un piatto antico, molto proteinico, insomma, e fa insomma, veramente bene, è gustosissimo. Allora, noi come lo facciamo? Ovviamente ci mettiamo sempre del nostro. La prima cosa da fare, lo mettiamo un attimo da parte. E allora, utilizzeremo poi una passata, gli spaghetti alla chitarra di Ragnano, Ragnano, mi raccomando. Prendiamo una costina di sedano, togliamo ovviamente, lo spelliamo un po', se no rimane un po' indigesto. Ecco qua, anche l'altro. Ricetta veloce, veloce, veloce. Abbiamo già messo l'acqua sul fuoco. Non mi fate male, se no il rigore per l'aiuto. Ecco qua. Ok, allora nel nostro tegame Ce l'ho lo stesso. prendiamo. Tanto la io ha lo stesso, sicuro. Lo so. Ok, Vabbè, perfetto. Tagliamo in due. siamo che è meglio. Così, ecco qua. L'aglio. E mettiamo in un tegame già riscaldato, olio extravergine. Ok, basta così. Ovviamente la ricetta è per 4 persone, quindi non abbondate molto perché comunque il soffritto viene fatto anche con grasso, lardo, insomma, una bella ricetta pesante, pesante, però è buona. E noi la facciamo tutto ciò che è buono, no? Poi prendiamo i nostri spicchi d'aglio e li mettiamo dentro. Lasciamo soffriggere. Così, fino a ambientire un po' l'aglio. Nel frattempo ci prepariamo dei gambetti di prezzemolo. Togliamo la parte delle foglie, ci faremo qualche altra cosa e li tritiamo perché tengono molto la cottura. La cottura non è lunga, abbiamo detto che è una ricetta abbastanza veloce, quindi però almeno una ventina di minuti ci vogliono. Il tempo di cottura della pasta di Legnano. Ecco qua. Senti come sfrigola. Lasciamo impiantire l'aglio e poi lo togliamo. Ok. L'aglio l'abbiamo tolto, allora mettiamo il nostro concentrato di pomodoro con le frattaglie di maiale, compresa la foglia d'alloro, che ci darà un po' di spinta in più. Questa è fantastica, sta ricetta, è fantastica. Prendiamo il concentrato. Ecco qua. Mamma mia, che profumo. Ecco qua. Un'altra volta si va, ma adesso che non ci perdiamo niente. Ok, poi lasciamo un attimo da salare e profumare. Che profumo! Dicono che abbia anche un effetto afrodisiaco, poi me lo scriverete nei commenti. Ovviamente fatevelo fare solo da macellai che vi fidate, mi raccomando, di fiducia, perché con i tempi che corrono, le frattaglie di maiale non è che poi sono una cosa proprio. Ok, abbassiamo un po' la fiamma, lasciamo andare. La foglia loro ha dato quello che doveva dare, la togliamo, se no poi ci dà problemi. Ok, a questo punto alziamo la fiamma e ci mettiamo la nostra passata. Ok, passata messa, pizzico di sale per la passata, non tanto perché è molto saporito già il soffritto di per sé. Una buona smucinata, così. Qua c'è l'intruso e l'ho visto, eccolo qua. Ciao.
C'erano due foglie di allora. Li togliamo. Poi abbassiamo la fiamma quasi al minimo per far cuocere un po' la passata. Lo copriamo e ogni tanto, ogni 5 minuti, lo giriamo. Allora, l'acqua bolle, caliamo i nostri spaghettoni alla chitarra. Come sono belli! Piano piano scenderanno e noi saremo tutti più felici. Usiamo lo stesso attrezzo, così. Magari quest'altro che è più carino. Ecco qua. Ok, qui dice 16 minuti. Ovviamente noi, come al solito, 13 minuti e poi riverseremo un po' tutto in padella. Procuratevi una padella d'alluminio nel frattempo, vi aspetto. Allora, ci siamo, procurati la padella di alluminio, la riscaldiamo, ci mettiamo un mestolo d'acqua, poi prendiamo i nostri spaghetti, così, li mettiamo dentro. Allora, gli spaghetti stanno nell'acqua di cottura, lasciamo ancora qualche minuto per emulsionare. Nel frattempo prendiamo il nostro sugo e lo mettiamo dentro, così, anzi, per praticità facciamo così. Guardate che densità che c'è, guardate che meraviglia. Quando si sporca la cucina come qua, tipo qua, significa che si è fatto un buon lavoro. Così. Amalgamiamo bene. E adesso è il momento più bello. Impiattiamo. Allora, andiamo. Facciamo un bel nido. Mettiamo il nostro piatto meraviglioso. E profumo, oggi siamo anche canterini, ecco qua, perfetto. Poi prendiamo la parte più saporita. Ancora un po', ovviamente questo è un concentrato per 4 persone, mi raccomando, ecco qua, e voilà, signore e signori, chef in testa come sempre, piatti meravigliosi e originali, un grandissimo spaghettone di Gragnano con soffritto napoletano, bello, originale e saporito, buon appetito e godetevi il freddo.